Si chiamano Gary Ruvkun e Victor Ambrose e si prendono il Nobel, il premio Nobel per la medicina anno 2024, per quanto riguarda la straordinaria scoperta del microRNA, il piccolo mRNA. Si tratta di un meccanismo che ha aperto letteralmente la frontiera a vere e proprie nuove terapie. In pratica sono delle minuscole molecole che hanno in qualche maniera aperto un campo nuovo, una frontiera innovativa sulla regolazione dei geni. A comunicare questo premio Nobel è stato il segretario dell'assemblea proprio dei premi Nobel. Ambrose e Rufkin, dunque premiati per aver scoperto queste microscopiche molecole microRNA che vanno ad avere un ruolo importante, o meglio, fondamentale per quanto riguarda il regolare l'attività dei geni. Grazie infatti adesso le cellule, che sono il risultato di centinaia di migliaia di anni di evoluzione, sono, diciamo così, di primaria importanza per far sì, o meglio perché sono effettivamente parlando il libretto, le istruzioni che vanno a controllare l'attività dei geni, perché vanno a contribuire allo sviluppo normale di ogni essere vivente, qualsiasi esso sia. Le anomalie presenti nel microRNA possono andare ad avere un ruolo egemone fondamentale per determinare le malattie come i cancri, i tumori o difetti relativi al mondo dell'udito, delle orecchie, dello scheletro e dell'apparato visivo della vista. La scoperta apre in qualche modo una strada innovativa importante anche per cercare di avere terapie innovative e del tutto nuove. Il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate, una buona serata a voi.